Per quanto riguarda il Partito Democratico, facciamo una proposta che riguarda l'ambito sanitario, che è già stata esplicitata più volte, che riguarda l'estensione dei dispositivi di protezione individuale a tutto il personale sanitario, ma poi anche a tutta la popolazione civile, in maniera da garantire il massimo della protezione dal contagio. Dall'altro, un'estensione dei campionamenti, dei tamponi che devono riguardare tutto l'ambito sanitario, ma anche la popolazione civile, in maniera da avere uno screening, di massa che consenta di individuare precocemente chi è venuto in contatto col virus e che è potenzialmente contagioso, oltre a tutta quanta un'altra serie di interventi che abbiamo specificato con lettere e con interventi specifici. Per quanto riguarda invece la crisi economico-sociale che si sta drammaticamente sviluppando a seguito dell'emergenza virus, noi proponiamo due interventi, uno che riguarda le imprese, le piccole e medie imprese, le partite IVA, con la somministrazione di contributi a fondo perduto che siano in grado di alleviare la criticità del momento e di dare liquidità a queste imprese, che siano quindi in grado di superare la crisi e di essere pronte a ripartire una volta che la crisi sarà finalmente risolta. E dall'altro una risposta a quelle che sono le vecchie e le nuove povertà che stanno emergendo a seguito della crisi, mediante la formazione di un fondo unico che deve essere disponibile presso i comuni e che deve compensare le carenze di lavoro e le situazioni di difficoltà estrema che stanno vivendo molti nostri concittadini. Queste in estrema sintesi le proposte che il Partito Democratico sta portando avanti e che saranno oggetto di discussione nei prossimi giorni.